Non parteciperò al secondo giro perché noi pensiamo come Potere al Popolo che non vogliamo partecipare allo sdoganamento di associazioni neofasciste. Qui è presente un'associazione neofascista, l'abbiamo visto Ora puoi anche anche a alzarci e andare via Macerata, adesso, non c'è l'abbiamo visto anche a problema, Macerata. Con i continueremo anche senza fascisti di te, abbiamo sì. chiuso i Senza conti problemi. a Piazzale Loreto. Per fortuna siamo in In una maniera indegna, tra democrazia. l'altro, Per fortuna sputando sui siamo una cadaveri. Un attimo Mazzia, solo, chiedo io scusa, non ho questo purtroppo deve interrotto. essere A Saverio detto. Andriani che avrà modo di replicare. Esattamente, Avrà modo di grazie. replicare. Non ho interrotto, Io, se no, no, posso. no, no, certo, cioè, se voleva Io non ho concludere il insultato. discorso, ovviamente il mio invito Quindi. comunque a rimanere per, in ogni caso, illustrare quello che è il vostro programma. Io ringrazio Umbria TV e ringrazio dello spazio che ci ha dato. Speriamo di avere un'altra occasione con dei competitor che stanno all'interno dell'alveo della democrazia. Noi non ci confrontiamo con i fascisti del nuovo millennio e concludo nel dirle questo. Ovviamente. Noi pensiamo che c'è una responsabilità politica sui fatti di Macerata. Non si tratta di un folle, ma si tratta di un atto terroristico e fascista. Non vogliamo partecipare allo sdoganamento di queste forze politiche. Potere al Popolo su questo rivendica un atto di antifascismo, l'abbiamo dimostrato anche ieri a Perugia, di fronte al quadro di Paolo Vinti, c'eravamo anche noi, insieme alla sinistra di Alternativa, insieme alla CGIL e altre forze politiche, perché anche a Perugia è stata affissa una targa con scritto Macerata è solo l'inizio. Ne parleremo di questo e ovviamente io non l'ho interrotta perché Chiedo scusa. capisco, comprendo, anche se ovviamente non posso permettermi di dire che noi siamo qui per dare voce a tutte le liste che legittimamente fanno parte di questa competizione elettorale, non possiamo essere Ci noi chi mancherebbe. conduce a definire legittimo o meno la presenza di persone e di liste. Rispetto ovviamente la sua posizione, Come noi rinnovo l'invito. rispettiamo il ruolo della stampa, Assolutamente, diciamo. rinnovo l'invito. Se la sua decisione è irrevocabile, ne Grazie. prendiamo atto a malincuore. Ovviamente daremo modo alla lista Casa Sì, Pound di io vi replicare ringrazio per. perché sono accuse tra l'altro anche infondate, perché chi parla di democrazia e dialogo poi si alza e se ne va. Quindi ecco, cioè noi ci candidiamo in maniera Dialogo è quella democratica. democrazia e non con i fascisti. Scusami, Microfono, scusami, microfono, come. la Il prego. dialogo è quella democrazia e Ecco. chi rispetta la Ma democrazia non prego, guarda, quella è rispetta la porta, fascisti. puoi Grazie. benissimo alzarti e andare. Mi dispiace che Ferroni, abbiamo capito che è una linea, come dire, una linea politica, Una linea di è una partito, scelta non nei esattamente. Questa è una confronti. decisione, tra l'altro, presa, scusate se vi interrompo, ma molto tempo prima dei fatti di Macerata, che tra l'altro noi condanniamo in maniera molto ferma. Ecco, quindi questo io vorrei ribadire, questa è una presa di posizione partitica. No, loro, se noi siamo presenti, si alzano e se ne vanno. Peggio per loro e faranno la campagna elettorale a metà, noi invece ci teniamo comunque a rimanere qua e dialogare ovviamente con tutti. Di parcellare nei